Buongiorno a tutti, siamo proprio alle porte delle festività del Natale, quindi ne approfitto e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti voi che ci seguite. Buone feste, buon Natale, poi vediamo se riusciamo ancora a vederci per l'anno nuovo, altrimenti ci troveremo poi già nel 2023. Beh, comunque questo è un periodo che, a parte le festività, che sono comunque le nostre città, i nostri paesi sono tutti pieni di luci, di colori. Si può dire che abbiamo ancora delle belle e interessanti fioriture, nonostante non si possa neanche così immaginare, visto che siamo verso la fine di dicembre, quindi insomma, uno non si aspetta grandi cose. Invece c'è tanto da dire. Però prima volevo ancora farvi vedere una cosa per riagganciarmi un attimino, proprio prima di entrare nel tema fioriture a dicembre. Abbiamo visto con le mangiatoie, per gli uccellini e il cibo. Ecco, ho ancora delle palline di grasso che avevo acquistato, quindi finirò quelle. Poi finalmente ho trovato il grasso, così ne farò poi delle nuove per l'inverno quando si presenta molto rigido. Ecco, però volevo farvi vedere proprio un'idea per posizionare le nostre palline di grasso per i nostri uccellini. Semplicemente con una frusta a mano da cucina inseriamo la pallina all'interno, la appendiamo e il gioco è fatto. Avranno anche in questo modo l'appiglio per tenersi, quindi possiamo togliere, perché quelle che acquistiamo normalmente hanno questa retina in plastica, possiamo toglierla. Se le facciamo noi non abbiamo il problema, possiamo farle di varie forme, con vasetti ad esempio o bicchieri, no? Quindi con forme non così tondeggianti non è un problema, basterà inserirle all'interno e quindi il gioco è fatto. Comunque, adesso andiamo a vedere i fiori che ci portano gioia in questo periodo. Naturalmente in questo periodo sono in pieno fiore o comunque abbastanza avanti nella fioritura i classici ciclameni, che personalmente devo dire a me non stancano mai. Sono molto graziosi, hanno un bel portamento, quindi sono veramente ideali anche in vari colori, piccoli, più grandi. Questo che si sta aprendo ha le foglie frastagliate, non si è ancora completamente aperto, quindi anche con petali belli diversi e molto molto interessanti. Un'altra pianta che abbiamo subito vicino al ciclamino è la Schlumbergera, o detto cactus di Natale. Anche questo fiorisce esattamente in questo periodo, per questo chiamato cactus di Natale. Da non confondere con un'altra pianta praticamente quasi identica, che però fiorisce a Pasqua e si chiama Rhypsalidopsis. Un'altra particolarità, la differenza tra queste due piante quando non sono in fiore, è che i segmenti, così vengono chiamate le foglie del cactus, di queste cactus di Natale o di Pasqua, nel caso del cactus di Pasqua sono lisce, invece nel cactus di Natale sono leggermente dentate. Ma diciamo sono piante, come detto, molto molto simili. Ecco, questa è una pianta che è una cactacea, però contrariamente a quanto si pensa, il suo luogo d'origine sono le foreste pluviali tropicali, e questo dice già molto. Inoltre, questa è una pianta epifita, cioè cosa significa? Che è una pianta che ama crescere sugli alberi. E anche questo è molto molto importante, e se noi conosciamo il luogo dove loro di origine di queste piante, questo ci darà delle indicazioni poi molto interessanti per poterle tenere e curare anche noi a casa. Quindi, su queste due cose che ho appena detto, è una pianta, una cactacea delle foreste, quindi umide, significa che, contrariamente a quanto si pensa, non va mai tenuta troppo asciutta. Nel senso che tra un'innaffiatura e l'altra bisogna aspettare che il terriccio superficiale si asciughi, ma poi va portata acqua. E non va data troppa acqua, nel senso che è una pianta che soffre tantissimo i ristagni di acqua, quindi si deve dare acqua non in modo troppo abbondante, in modo da non affogarla. Ecco, quando esce dal sottovaso
piuttosto lasciamo ancora una mezz'oretta e quel che non è stato assorbito va assolutamente tolto, perché altrimenti potrebbe anche compromettere di molto la nostra fioritura e questo proprio è qualcosa che non vogliamo. Detto anche che è una pianta epifita, che quindi come le orchidee cresce sugli alberi e non è una pianta parassita, ma usa proprio l'albero come appoggio. Perché? Perché ha bisogno di molta luce, altrimenti nel sottobosco, in queste foreste, sarebbe troppo buio e quindi non potrebbe sopravvivere. E questo, diciamo, è di non, un fatto molto molto importante, perché significa che è una pianta che ha bisogno di tantissima tantissima luce, ma non del sole diretto. Infatti, se noi quando poi la portiamo fuori in primavera e la mettiamo in una posizione troppo soleggiata, perlomeno con sole forte nelle ore centrali, vediamo che le foglie, chiamiamole così, o segmenti, diventano rossi, molto molto rossi, proprio bruciati, come succede a noi con la pelle. Quindi dobbiamo trovare una bella posizione anche quando sta all'esterno, ma anche quando poi viene riparata in autunno, da settembre, ottobre, a seconda di dove si vive, in un posto molto molto luminoso, ma non al sole diretto. Perlomeno può prendere un po' di sole, magari un'ora la mattina, un'ora la sera, e quindi non il sole cocente, questo è molto importante. Questa è una pianta che ama un terriccio molto sciolto, abbiamo detto, non sopporta assolutamente ristagni di acqua, quindi il terriccio ideale sarebbe composto da terriccio di foglie, torba, sabbia fine di fiume o perlite o prodotti simili, e altro, e torba l'ho detto e basta. Perché diciamo una pianta, se noi abbiamo la torba possiamo anche usare composto terra del nostro giardino, ma ricordiamoci che è una pianta che ama un pH leggermente acido, che va da 5,5 a 6, 5,5 a 6. Quindi prestiamo un po' attenzione poi quando andiamo a rinvasarla al terriccio che andiamo poi a utilizzare, a mettere. Questa è anche una pianta che comunque è foto e termo periodica. Cosa significa? Significa che, adesso chiedo al cameraman se per cortesia mi può riprendere la stella di Natale, proprio come la stella di Natale per andare a fiore ha bisogno, diciamo, di sentire che le giornate si accorciano, quindi meno ore di luce. Solo così verrà stimolata una grande fioritura, quindi tenetene conto, non tenete queste piante direttamente sotto la lampada, magari in salotto dove la sera poi fate anche tardi, perché è una pianta che per fiorire in abbondanza, come anche la stella di Natale, hanno bisogno di almeno 12 ore di buio. Le temperature per questo tipo di pianta, stiamo sempre parlando del cactus di Natale, si aggirano tra i 10 e i 15 gradi, non dovrebbero essere più alte, pena altrimenti la scarsa o addirittura assente fioritura, come dall'altra parte non devono essere più basse, perché sia il troppo freddo che il troppo caldo non aiutano la nostra pianta, non vegeta bene e tantomeno non fiorisce bene. Queste sono varietà, vedete, a fiore pieno, poi ve ne faccio poi ancora vedere una molto belle. Ecco, questa adesso la alzo così si può vedere veramente bene, molto mo molto interessanti. Esistono anche a fiori semplici, in ogni caso sono sempre molto molto interessanti. Ecco, adesso possiamo ancora dire in sostanza cosa serve a questa pianta per farla, facciamo proprio un riassunto. Per farla ben fiorire, naturalmente abbiamo visto tanta luce, non il sole diretto, temperature tra i 10, 13, massimo 15 gradi, un ambiente non troppo secco, quindi non vicino ai caloriferi o non in ambienti troppo caldi, o se avete dei caloriferi, comunque prestate attenzione a mettere sempre le vaschette dell'acqua per rendere l'aria un pochino più umida, sia per le nostre piante d'appartamento, ma anche per la nostra pelle, per esempio, quindi non vivete in ambienti troppo troppo secchi. Se non è possibile, e comunque l'ambiente è piuttosto secco, potrete fare così: andate a riempire un piattino abbastanza capiente con dell'argilla espansa, dove metterete un po' d'acqua.
E poi appoggerete il vaso su questa argilla espansa. Il vaso, il fondo del vaso non deve andare a contatto con l'acqua, quindi dovrete mettere un po' meno acqua, comunque più argilla espansa, di modo che il vaso con questa umidità, con quest'acqua sotto, salga dell'umidità, ma non sia a bagno, altrimenti, come abbiamo detto, guai, soffre tantissimo i ristagni di acqua. Io per questo le ho posizionate qua perché sia la felce, in questo caso la felce Boston, che il falso papiro sono due piante che portano molta umidità negli ambienti. Perché? Perché tutte e due hanno bisogno di parecchia acqua. Il pa falso papiro addirittura sta a bagno in una bacinella, deve esserci sempre acqua, infatti adesso manca, devo aggiungerla. Quindi, diciamo, bevendo tanto, traspirano tanto. Quindi vanno a creare un ambiente veramente favorevole. Infatti vedete anche la mia bellissima orchidea che è oramai in fiore da ottobre, quando l'ho ritirata. Adesso qui sto preparando un altro fusticino, un altro ramo fiorito e quindi ne sono veramente assolutamente soddisfatta. Ecco, un'altra cosa che queste piante non sopportano comunque in ogni caso sono gli sbalzi troppo forti di temperature. Cerchiamo di tenere temperature costanti. Assolutamente non sopportano le correnti d'aria, come quasi tutte le piante d'appartamento, si può dire, e non vanno lasciate, come abbiamo detto, né vicino ai caloriferi, ma neanche vicino a una porta d'ingresso, cioè dove la porta viene aperta e chiusa, e quindi c'è questo sbalzo, si apre, entra aria fredda, poi l'aria è meno fredda, perché questo potrebbe davvero comprometterne assolutamente la fioritura. Un'altra cosa molto importante è mai ruotare o spostare addirittura le piante quando cominciano ad avere i boccioli, perché altrimenti possiamo rischiare che questi cadano e si vada a perdere la fioritura. Quindi, se voi volete dare una forma come si vede da questa qua, che è bella tonda, bella piena, in tutto nella sua circonferenza va benissimo, potete farlo questo durante la primavera e l'estate, ma non nel momento in cui fiorisce. Assolutamente vanno messe in un posto e non più toccate. Dopo la fioritura ci sarà almeno un mese dove dovremo lasciarle andare a riposo, quindi se sono in temperature un pochino più alte quelle che vi ho detto, cercate un posto un pochino più fresco, ma non freddo. E sospendete le annaffiature per circa un mese perché lei deve proprio riposare. Durante questo periodo, passato appena questo periodo, o proprio all'inizio, perché questi poi arriviamo quasi a fine inverno, o al massimo all'inizio primavera, potremo anche cominciare a pensare a dividerla. Ecco, per dividerla è molto semplice, è una pianta che attecchisce facilmente e anche entro breve tempo, in poche settimane, 2 o 3 settimane normalmente già radicata, per talea. Per la talea come si fa? Si prendono due segmenti finali. Ecco, adesso vi faccio vedere. In questo caso prendiamo qualcosa un po' più bello come questa qua o questa. Ecco, questa ancora meglio, si vede bene, non c'è il fiore. Vedete? 1, 2, 1, 2. Tagliamo qua e poi dobbiamo lasciarla, come quasi per tutte le piante grasse, ben asciugare. Il taglio deve essere asciutto, altrimenti marcisce e non attacca. Quindi lasciatela in un posto fresco, ma ben all'aria, che si cicatrizzi. Ecco, comincia a fare il callo. Dopodiché andremo a metterla o già in un terriccio definitivo, normalmente si può già mettere in un vaso definitivo, oppure in un piccolo vaso con un terriccio, come abbiamo detto, molto molto soffice e drenante. E una volta che ha attecchito, dopo un mesetto si vedrà che si potrà già trapiantare. E questo è un grande vantaggio perché poi potremo pensarci il prossimo anno, magari potremo farne qualche talea, se ne abbiamo qualcuna fioritura come questa un po' particolari da fare e da regalare ai nostri amici e ai nostri conoscenti. Una cosa importante, queste talee non andrà il primo segmento, quindi in questo senso che sarà poi il primo della talea, non andrà completamente interrato, basterebbe in fondo appena appena appoggiarlo. Voi potete prendere per esempio una tazzina o qualcosa chiaro con un buchino, un vasino piccolo, mettere il terriccio e poi appoggiarlo di modo che resti appoggiato e tocchi appena la terra, al massimo interrandolo diciamo un terzo. Non è necessario interrare di più perché se interriamo troppo anche lì dopo potremmo rischiare
di rovinare, perché marcisce, ecco, fondamentalmente. Sariccio andrà tenuto leggermente umido, ma anche qua non inzuppato, perché è una fase delicata. Lo sappiamo, la talea ha bisogno, processo, diciamo, dell'emissione delle radici, c'è bisogno di umidità, ma non eccessiva. Un'altra cosa molto importante per non pregiudicarne la fioritura, e con questo direi che possiamo concludere, è il rinvaso. Queste piante vanno rinvasate ogni 2-3 anni, non è necessario rinvasarle tutti gli anni. Ma quando si rinvasa bisogna prestare attenzione alla dimensione del vaso. Infatti, normalmente io vedete che i vasi non sono particolarmente grandi, perché poi non voglio neanche piante enormi. Quindi io il vaso non lo cambio mai, tengo sempre lo stesso. Quando la travaso, tolgo solo tutto bene, tutto il terriccio intorno alle radici e le riporto, come abbiamo visto, una miscela di terriccio che è indicato per questo genere di piante e niente altro, perché se noi andiamo a spostarla, a trapiantarla in un vaso, travasarla, scusate, in un vaso troppo grande, succede che è vero, lei farà tanta foglia, farà una bella crescita fogliare e questo va bene se voi volete piante di grandi dimensioni, ma questo andrà a scapito della fioritura, perché almeno per quell'anno la fioritura sarà davvero assolutamente insignificante. Quindi, detto questo, diciamo, le cose sono abbastanza semplici, non sono piante esigentissime, basta solo sapere e conoscerle e il gioco è fatto. Ecco, adesso vi faccio ancora vedere un'altra con un colore leggermente diverso. Questa abbiamo visto bianco rosata, questa è un fucsia molto forte e abbiamo qua un bellissimo arancione. Ecco, non la sposto perché vi ho detto assolutamente non si toccano. La vedete qua. Adesso io mi sposto in modo da lasciare il cameraman fare la ripresa. Un colore assolutamente anche questo molto molto bello. Questa è una pianta che ha già un paio di anni, ma a un certo punto probabilmente l'avevo proprio bagnata un po' troppo e quasi morta. Ho recuperato appunto un paio di talee, una è andata subito a buon fine, l'altra l'ho regalata ed ecco qua che si sta riprendendo. Vedete, le foglie sono molto belle, ha anche fatto per così poco, per così piccola com'è, fa anche qualche fiore, quindi naturalmente è assolutamente soddisfacente. Ecco, questa è una posizione in questo caso a sud-ovest, ma l'ho messa lo stesso qua perché abbiamo la rete ombreggiante per la terrazza, quindi non è al sole diretto. Va bene, ancora possiamo chiudere adesso e vi saluto e vi auguro ancora tantissime buonissime cose. Va bene, dai, ancora anche i peperoncini che in questo momento sono anche loro nel loro massimo splendore, perché come vedete questo è il mini peperoncino, davvero ricco di frutti. E ho anche il Thai che io ritiro, perché tengo in vaso normalmente, ritiro perché adesso avrò ancora la possibilità di avere i peperoncini per tutto l'inverno e anche più, e anche tenermi poi i semi per il prossimo anno. Ma quello lo vedremo il prossimo anno, anche questo è un argomento molto interessante che volentieri vorrò poi approfondire. Ciao a tutti, a presto!